questo è quello che chiamiamo lo strettoio a cricchetto. Utile e novità perché la funzionalità è chiaramente quella dello strettoio classico. In questo devo dire che appunto la scelta di fare il contenuto video oggi è molto importante perché aiuta molto bene a capire l'utilità. È una soluzione che va a risolvere tutte quelle che sono le problematiche classiche e quotidiane del carpentiere. In questo caso specifico, lo spazio di manovra e di chiusura in fase di serraggio. Perché con il classico strettoio, adesso questo è già un modello diverso che vediamo fra poco con la vite protetta, ma il traversino con la vite, Certo. così come il modello che in tanti conosceranno con la leva rapida, in alcune situazioni è inutilizzabile, o quantomeno Molto scomodo. richiede esatto sforzi ed è molto scomodo perché il traversino va inevitabilmente magari in battuta, non si riesce a completare la rotazione in modo libero. Banalmente sul piatto, nell'angolo. Adesso posso far vedere un esempio tipico. Certo, io direi che già una particolarità che vedrei utile, poi magari tu hai molta più esperienza, è già che comunque il traversino è scomodo, perché ha Traversino è una scomodo, presa molto stretta, è fa stretto, anche male. fa anche male, chiaramente, perché ovviamente sono utensili attrezzi che servono per imprimere una certa forza e per dare una certa forza di serraggio. Alla lunga, chiaramente, il traversino, man mano che aumenta la forza di serraggio e si indurisce, si pianta nella mano, comincia a far male, c'è chi per aumentare le prestazioni dello strettoio va a infilare un tubo, Certo, inizia a tirare con il allunga tubo. la leva. Chiaramente allungando la leva. In questo caso qui, ora vabbè, lo faccio vedere, in questa situazione il traversino classico sarebbe già inutilizzabile, Certo. così come la leva del rapido, perché andrebbe a questo impedimento. Con Certo. questo sistema a cricchetto, in pochissimo tempo si riesce a concludere il serraggio ottenendo una forza anche molto maggiore rispetto al traversino classico, perché proprio come dicevi tu, con questa impugnatura ergonomica qui si riesce a imprimere tutt'altra forza. È uno strettoio veramente molto furbo. Noi li vendiamo tanto, è una novità, sta piacendo molto. È resistente, perché questo è un aspetto importante, che il carpentiere ovviamente necessita di uno strumento forte, perché in carpenteria giustamente non si è in farmacia, quindi gli Chiaro. strettoi vengono utilizzati in una certa maniera, vengono buttati per terra, vengono alle volte maltrattati. Sì, perché infatti la prima domanda era quanto è delicato il sistema? Chiaramente è la prima domanda che mi fanno anche ai miei clienti. È un sistema molto resistente, li stiamo vendendo da qualche tempo, non è mai tornato indietro. Il produttore a cui noi facciamo riferimento da tantissimi anni, da 30 anni, li garantisce, per cui è uno strettoio assolutamente da carpenteria. Lo commercializziamo sia in questa sezione, che per noi è la sezione leggera, perché pur Ok. essendo già con l'asta nervata, ragionando nel mondo della carpenteria, la 25x12 sezione di asta è per noi la leggera, sia nella versione medio-pesante, che è la 35x15, che Ok. arriva prevista già con il cappuccio nero Sì, snodato ad alte perfetto. prestazioni. Una domanda, il sistema a cricchetto è sia chiaramente quando vado a serrare, ma anche quando devo andare a svitare, Chiaramente c'è c'è inversione. l'inversione, per Ok. cui Quindi riesco a svitarlo anche è davvero chiaramente. Era una molto domanda molto banale, comodo. Guarda, guarda, ma. io qui sono in chiusura e Certo. qui apro. Questo è davvero una novità e va a dare un'iniezione, a rivoluzionare un po' quello che era, come dici tu, il mondo dello strettoio che
era così da sempre. Sì, perché questa soluzione effettivamente ci va a risolvere tanti problemi. Perché ci è capitato tanto, cioè il problema che la mano fa male, il problema che non riesco ad accedere. L'impossibilità, certo, cioè, l'impossibilità. Aiuta molto, quindi evita, diciamo, di inventarsi delle cose quando è una cosa già inventata. La velocità di serraggio, per cui risparmio di tempo, e non ultima la forza. Perché, come ti dicevo prima, riesce a dare davvero una forza molto molto superiore rispetto allo strettoio di pari sezione col traversino. Col traversino classico. Ok. Che chiaramente comunque finata. Assolutamente. La nostra gamma di strettoi è ampissima, nel senso che spaziamo partendo dallo strettoio da falegnameria, quindi asta piatta, manico legno, fino ad arrivare, in questo caso, a questi che vedremo dopo, questi super pesanti. Esatto. Una domanda: lo scartamento c'è una misura unica o ci sono più misure? Lo scartamento, ci sono più misure. In questo caso, nel caso dello strettoio a cricchetto, abbiamo uno scartamento di 120 condiviso su tutta la gamma, okay, fino al metro e mezzo. Nel caso della sezione 25x12 e fino ai 2 metri nel caso della 30x15, con un'unica eccezione a 140 di scartamento sulla misura del 30, okay, nello specifico questa. Okay. Quindi solo nella misura dei 30 cm è possibile avere anche il 140. 140, esatto. Perfetto. Okay. Dopodiché dipende poi dalle sezioni, perché invece passando alle sezioni 40x20 lo scartamento passa a 175 mm. Ci sono degli strettoi a scartamento profondo fino a 250, 300, 400, 500 mm. Okay. Per cui davvero le soluzioni, abbiamo anche tutta una serie di proposte di strettoi componibili, per cui aste con dei giunti centrali che posso comporre fino ad arrivare a 3, 4, 5, 6 metri. Ok. Con differenti sezioni di aste, differenti profondità di scorrevoli, abbiamo gli strettoi AU, quindi con la barra U che va ad infilarsi direttamente nella trave, nella IPE, per cui non ho più l'esigenza, perché la scena classica qual è? Il carpentiere deve andare a serrare all'interno della trave, allora inizia la ricerca per la produzione del boccone di legno piuttosto che dello spessore per riuscire ad andare a sopperire al gap di altezza che si ha. Invece abbiamo anche gli strettoi appunto apposta a U per andare a fare quella tipologia di serraggio. Ripeto, è 60 anni che trattiamo gli strettoi e è sempre stato uno dei cavalli di battaglia della Finat, per cui le soluzioni sono infinite.